Allora, ragionando con Fram su questo problema della chiusura delle terapie, quali sono i segnali, lui diceva una cosa molto carina. Vuoi Innanzitutto, presentarlo? Scusa Sandra se ti interrompo, vuoi presentarlo intanto? me ne ero reso conto, pensavo sempre che tutti lo conoscessero. Roberto Framba, ci pensavo stanotte, l'ho conosciuto che credo che tu avessi quanti anni? 24? Eri piccoletto. Giù di lì più o meno, forse 25, ma cambia poco. Ci siamo conosciuti quando ci occupavamo di George Kelly, lui è uno psicologo, lui allora collaborava con l'Università di Verona, è uno psicologo, è uno psicoterapista, è un nostro didatta da tanti anni ed è un ottimo e straordinario clinico, di grande esperienza ma anche di grande finezza e qualità, sia come clinico che come didatta. Grazie. E lui mi aveva detto, ma scusa, ma stiamo lavorando molto sulla formulazione condivisa del caso, ma leggo poco e so poco su come si condivide o si costruisce una chiusura o una conclusione di terapia, no? E quindi io nella premessa volevo dire una cosa, ci sono anche delle misurazioni, cioè, ad esempio, se noi abbiamo un paziente che porta un sintomo di panico, a cui noi applichiamo un intervento CBT, uno di quei rarissimi casi di panico puro o di fobia sociale puro. A quel punto Sei d'accordo anche tu che sono rari quei casi ormai? sì, sono rari, però ci sono. In quei casi non è difficile sapere quando è il momento, perché avevamo una meta, la meta era strettamente sintomatica. Il paziente funziona in tutte le altre aree e quindi non è più depresso, non ha più l'ansia, riesce a uscire di casa, riesce a esporsi al giudizio degli altri. A quel punto tutto è molto semplice, è come se tutto accadesse in fondo in 1 o 2 sedute. Ecco. E quindi gli obiettivi sono chiari. Questa cosa è ancora più facile se io monitoro la terapia, cioè se io metto nelle mie sedute, ad esempio mensilmente, una misura di andamento sia generale sul benessere sia sul sintomo, a quel punto i numeri mi aiutano, cioè non solo il buon senso di un vecchio clinico, ma anche i numeri. Ecco. Però ci sono anche, di questo oggi forse è più interessante parlare, ci sono anche delle situazioni in cui i segnali sono meno chiari. Faccio alcuni esempi. Quando ad esempio io riesco a uscire da una relazione tossica, ma non so bene cosa fare dopo, cioè non ho trovato un altro amore, sono ferma, non sono più tanto triste, ma ci rimugino. E quindi a volte può essere poco chiaro per il paziente e per il clinico come si va a concludere il lavoro, no? Ricordate che su queste cose si è molto scritto anche in Ricordate le analisi terminabili e interminabili, cioè c'è anche una tradizione, no? In cui bisogna non andare né in una direzione, non terminare mai una terapia, né in una direzione in cui si tronca e si possono avere. Poi di questo parleremo. Ecco. Allora, in quel punto il terapista deve interrogarsi, no? E quali sono i segnali rispetto al paziente? Ce ne sono tanti. In realtà, come dici tu, credo che dobbiamo sempre avere in mente che noi ci muoviamo all'interno di una forbice. E la forbice ci va un po' da appunto quei pazienti con cui abbiamo fatto una progettazione, un po' come fossimo degli architetti, no? Che abbiamo il compito, o concordiamo con i nostri pazienti, il compito di, che ne so, alzare di un piano la casa. E invece, poi dopo in corso d'opera ci accorgiamo che oltre a alzare un piano bisogna poi dopo tornare a consolidare le fondamenta piuttosto che recuperare il tetto e magari troviamo anche un affresco nello scantinato, insomma, ecco. Quindi tante volte un po' la terapia, come ci insegnava Lorenzini, è un po' modulare, no? Nel senso che si muove per obiettivi e concluso uno, magari se ne apre contemporaneamente un altro. Quindi non è facile, ecco, perché per ciascuno, io credo, di questi segmenti probabilmente abbiamo dei segni differenti. Faccio Le piccole un esempio. ah. È chiaro che se uno ti porta un sintomo, quando questo sintomo si estingue, come dicevi tu, e la persona non ha più bisogno del sintomo,
perché ha integrato nel suo percorso, nella sua capacità, è diventato più evoluto, è quello evidentemente per noi è un ottimo segnale. Sì, vorrei dire una cosa, che ad esempio, perché è importante parlarne? Perché ad esempio, se io sono un clinico giovane e il mio paziente sparisce, e questo spesso succede tra gli allievi, tutti pensano che la terapia, che il paziente è andato via furente e la terapia è andata male. Invece magari semplicemente non coglie, cioè ci sono dei costi a non capire, non avere una giusta tempistica sulla costruzione. Arrivano gli allievi in supervisione e dicono ma mi sta lasciando, perché? Dove ho sbagliato? Oppure addirittura il paziente che non ci lascia perché non ci vuole offendere e quindi noi non sappiamo bene come chiudere perché lui continua a venire perché è uno talmente controllante nel rapporto che non ci vuole offendere. Ecco, quindi secondo me sarebbe carino cominciare a fare un po' di casistica, no? Ecco. Sì, mi hai dato lo spunto perché da una supervisione recente che abbiamo fatto con uno degli studenti ci portava un caso di una ragazza o di un ragazzo, insomma, abbastanza giovane, che sembrava effettivamente, e lo era anche dal punto di vista psicopatologico, piuttosto grave, che dopo 3 incontri comincia a stare meglio e decide di lasciare. Allora il nostro studente diceva qua mi ha droppato, devo aver sbagliato tutto, eccetera. E, lavorando un po' insieme con lui, era chiaro che quel paziente aveva una gravità, chiamiamola così, insomma, molto superiore a quello che lui poteva aver fatto in terapia. Ma non si era, ad esempio, accorto del fatto che, essendo un 17enne, per lui era troppo importante quello che succedeva nel sistema familiare e quindi, ritornato alla base, era all'estero e ritornato a casa, evidentemente a quel punto non aveva più una domanda di psicoterapia. Per lui era conclusa. Allora uno dice, vabbè, d'accordo, ma non è conclusa perché in realtà non abbiamo lavorato. Ma invece sì, è conclusa perché quel segmento che tu hai fatto era quello che il paziente desiderava fare con te in quel momento. Poi magari arriverà tra 10 anni in una nuova situazione per porti una domanda più evoluta. Infatti questo ad esempio può accadere perché può accadere che anche con pazienti non facili, sì, in realtà alcuni perché, ad esempio il paziente del tuo allievo perché era 17enne voleva tornare, stava occupandosi di altro, oppure perché semplicemente uno molto luminoso capisce il trucco e in pochissimo tempo ha deciso che ci lavora da solo. Però quelli arrivano solo a te quei pazienti lì, Sandra. Probabilmente cioè, hai un... Perché... Allora, proviamo a fare un po' di psicopatologia. Tu mi hai dato 2 casi che mi sono piaciuto. Una è l'emersione di altri bisogni, no? Sì, sì. Cioè, la terapia non è l'unico agente del cambiamento. Vuoi farmi un esempio di questo? Beh, credo che questa è una delle cose che a me capita più facilmente, nel senso che verso un certo punto della terapia, appunto, quando noi abbiamo magari risolto alcuni processi che mantenevano il problema, che poi dopo è il nostro focus, e magari abbiamo anche sviluppato un dialogo sui contenuti che vengono dalla storia. Io come costruttivista ovviamente resto sempre un po' interessato al senso che la persona dà un po' alla sua storia. Ci accorgiamo che a un certo punto il paziente comincia a guardarsi intorno, nel senso che mentre prima è un po' come se fosse tutto concentrato su quello che gli sta succedendo, a un certo punto comincia a accorgersi che insomma, il gruppo di yoga è qualcosa di più che una ginnastica, diventa una filosofia piuttosto che la formazione filosofica o piuttosto che quella... E quindi entra in contatto con un nuovo mondo che prima magari gli era precluso, poi magari per le modalità relazionali, eccetera, e a quel punto scopre che ci sono altri significati, ci sono altre esperienze. E lì è molto bello vedere appunto, è un po' come un figlio, no? Cioè che a un certo punto inizia a fare una sua strada, a scegliersi delle cose diverse dalla psicoterapia. Magari ce lo dice anche, guarda, io sono anche un po' stufo di fare psicoterapia. Benvenuto, nel senso, quando vediamo naturalmente che nel frattempo si sono avviate altri canali. Ecco, io credo che questo per noi terapeuti è bellissimo. Sì, oppure... un esempio che viene a me, che poi riprende il tuo, ha voglia di fare altro,
incomincia a progettare viaggi, oppure cominciano a esserci queste sedute amichevoli in cui ci si dicono poche cose, no? In cui si parla di cinema, in cui, siccome lui sa... Le emozioni diventano leggere, insomma, no? Diventano leggere, il che è sempre, o almeno di solito, è il segnale, perché siccome noi vogliamo molto bene i nostri pazienti, ma non siamo loro amici, è il segnale che la terapia si sta... spostare, ha esaurito il suo ruolo professionale ed è come se per gentilezza e beneducazione si stesse spostando in un'area in cui ci sono poche cose da dire. Io la vedo un po' diversamente, nel senso che credo che quella sia comunque una fase importante della terapia, perché è un po' come una sorta di traghetta, un modo di traghettare un po' il paziente, cioè quando il paziente si accorge che con te può avere un rapporto normale, non più da terapeuta, non più asimmetrico, per quanto noi cerchiamo di essere sempre cooperativi, è un po' come se si accorgesse, ah, ma allora è possibile farlo. E inizio dal mio terapeuta e poi dopo in qualche modo lo proseguo in altri ambiti. Quindi io di solito lì preferisco non abbandonare velocemente terapeuta, magari il paziente, magari mettendo... le scadenze da dentista, no? Cioè ogni 3 mesi, ogni in modo tale. Dopo diciamo cosa fare. Io per me quello è un segnale. Quando si parla d'altro, di arte, di cinema, per me è un segnale che in generale, ma magari non esplicito, che il duro, grande lavoro clinico si sta avvolgendo al termine. Questo non vuol dire che tronco dicendo ciao, questo dopo ne parliamo. Ma vuol dire che in qualche modo mi stanno arrivando dei segnali. Sì. Si fa più conversazione e c'è meno da dirci nell'area della sofferenza. No? Parlando, non so se anche a te, Sandra, capita, ma parlando anche con gli altri miei colleghi, tutti dicevano che quando sul nostro diario clinico cominciamo a non scrivere quasi più nulla, non prendiamo più appunti. Sì, ma questo, però questo lo tenevo per dopo, perché questi sono i segnali più nostri, no? Cioè, ad esempio, può accadere, e come tu hai già detto, che lui ci stia segnalando che il lavoro fatto con lui è sufficiente. Magari non ce lo segnala come il tuo paziente 17enne, il paziente del tuo allievo, semplicemente tornando ai suoi 17 anni, ma ce lo segnala parlando d'altro, no? E lì questo è un caso delicato, perché lì noi dobbiamo essere sensibili anche al messaggio non seccamente verbale, cioè non ti sta dicendo guardi, io non voglio parlare della sofferenza legata al rapporto con mio padre, no? Ti sta dicendo no, perché sono stato al cinema, è stato bello, poi sto molto meglio con la mia ragazza, cioè te lo dice in un modo indiretto. E lì è interessante, perché è come se, come dici anche te, abbiamo chiuso una fase e lì bisogna stare molto attenti a non buttarci in un'altra fase, perché magari può essere una fase che lui non vuole affrontare, oppure può essere un nostro progetto su di lui che lui non è disposto a prendere. Non so se questo ti è chiaro. Questo è un po' una sensibilità da vecchi clinici, mi rendo conto, perché capire bene le risorse fino a dove un paziente da un punto di vista clinico può andare è una cosa che richiede anche un po' di esperienza, oltre che essere dei terapisti formati, no? Sì, sono d'accordo con te. Credo che lì ci vuole veramente un grande equilibrio nostro, perché alcune non sono delle fini di terapia intesa idealmente, però idealmente vuol dire nella nostra testa, nel nostro modello. Molto spesso il paziente in qualche modo è davanti a un passaggio, è un po' come nei livelli dei videogame, insomma, no? Cioè deve fare un salto a quel punto. E la cosa che a me sembra importante è lì tastare il terreno, cioè capire se ci sono delle risorse sufficienti per fare questo salto. Un desiderio, ma certe volte anche delle risorse, no? E quando un po' il paziente magari ti comincia a portare una storia di abuso molto importante e subito dopo però non buca le sedute, eccetera, c'è da valutare se in quel momento, non essendoci delle risorse, vale la pena di lavorare sulle risorse, come sarebbe da manuale, oppure certe volte il paziente veramente non è disposto in quel momento della sua vita.
forse in questo c'è anche un certo grado di autotutela e di saggezza, insomma. Sì, cioè, più divento vecchia, più mi sembra che la cosa importante è anche comprendere che attualmente nel mondo occidentale, non sto parlando di altre situazioni da quella in cui vivo, esistono veramente degli interventi clinici per diverse fasi delle nostre esistenze. E quindi può essere che a 25 anni eri disponibile a lavorare su un problema di aggressività, a 35 su un problema affettivo irrisolto, e invece a 50 sei pronto a lavorare. Lodovica Perina, è possibile chiederlo direttamente al paziente? Sì, dipende però ovviamente, perché si può, non sempre è opportuno, magari è un paziente che, per cui non è facile. Tu c'hai la chat aperta, Framba? Sì. Ma magari è un paziente per cui non è facile verbalizzarlo, quindi anche un'intuizione di un clinico può essere sufficiente, non si va sempre al confronto su tutto, no? Possiamo anche capire dei movimenti che non tutti dobbiamo esplicitare. Forse anche il modo, certe volte, con cui lo diciamo, no? Cioè, magari possiamo provare a dirlo, certe volte lo possiamo dire più esplicitamente, qualche altra volta possiamo farlo in maniera più indiretta, cioè magari sondando la possibilità che, non so, un paziente magari ha proposto un nuovo goal terapeutico che potrebbe non essere più, ad esempio, quello di superare la sua ritrosia per le relazioni sociali, insomma, e comincia ad affacciarsi a una relazione affettiva. E noi possiamo chiedergli, sì, se vuoi lavorare su questo, ma anche possiamo cominciare a indagare, diciamo, in maniera più soft, nel senso di che cosa ne pensa delle relazioni affettive, di come vede sua sorella impegnata in una relazione affettiva, e quindi è anche un modo di avvicinarsi a quella richiesta e vedere appunto se matura come... Io ho avuto un caso molto interessante a Roma tanti anni fa, perché avevo avuto una paziente che era venuta da me per un disturbo di attacco di panico e poi si era curata, era andata via e non aveva portato assolutamente nient'altro, una ragazza molto intelligente. Poi tantissimi anni dopo, tipo 15, è tornata a cercarmi per un problema che era non voleva più vivere. Cioè si è detto, io non voglio più vivere, la vita non ha più senso per me. Questa era come se fosse arrivata assolutamente con altre cose, e lei era stata pronta, nel frattempo si era sposata, aveva avuto 3 bambini, cioè aveva fatto tutto un pezzo di vita. A quel punto lei era pronta a fare la terapia su quelle cose, ma è molto interessante il tempo intercorso, perché lì lei era stata talmente abile che io non avevo sospettato nulla della storia. Lei aveva una madre psicotica, quindi una situazione evolutiva terrificante, ma non me ne ero, in quel momento aveva panico, non voleva avere panico, quindi è tanto tempo dopo che ha maturato, pur in un'ottima situazione anche affettiva, perché poi lei stava bene, aveva 3 bambini, così ha maturato il desiderio di andare a vedere la cosa, ma che è arrivato come sintomatologia depressiva. Questa qui è una persona che non può ancora, adesso che la terapia è andata bene, è finita da tantissimi anni, vivere senza un antidepressivo, per dire che ci hanno. Francesco Centorame ci chiede: ma non è nostro compito segnalare i pezzi disfunzionali che il paziente non vede, ma possono danneggiarlo in futuro più o meno vicino? Innanzitutto salutiamo Francesco. In fondo, tenerlo agganciato, vedendolo una volta ogni tot mesi, ha funzioni precise, come quella di intervenire precocemente sul problema emergente e non aspettare che richieda terapia dopo che sono avvenute delle devastazioni. No, ma io... Allora, in certi casi la terapia non finisce mai. Questa è una riflessione barra domanda. Che anche lui è un grandissimo clinico. È vero, in certi casi la terapia non finisce. In questi casi, qui in realtà, pur non andando mai a scornarsi dritti, perché il paziente non valutiamo che ne è in grado, con dei problemi gravi, uno lo mantiene legato a noi per quando ci siano delle variazioni della quantità di sofferenza. In questo senso non finisce mai, ma io ho delle terapie che non finiscono mai, cioè che mi porto indietro magari 2 volte l'anno, e che però non mi sento più di chiamare terapia, si chiama relazione naturalistica con un paziente a rischio, no? D'altra parte si potrebbe anche dire che anche
La tua paziente che non hai visto per 10 anni e poi ritorna potrebbe essere una terapia che non finisce mai in fondo, a quel punto. Lei per tutto un periodo di tempo poi tornava ogni 2 anni di nuovo depressa, ma da quando ha stabilizzato questo dolore con informazione che lei senza psicofarmaco va giù di umore, data la sua storia evolutiva, lei sta molto meglio, ha sistemato tutto, tutte le cose grandi che doveva sistemare, grazie a me e grazie anche alle medicine, perché lei è una paziente che non avrei mai tenuto senza medicine, in cui convincerla a prendere è stato molto, molto importante per lei, ma parlo di una roba di tantissimi anni fa. Ma tu dici posso farvi una domanda io? Yes, please. A tutte e due, cioè mi chiedevo questa cosa qua mentre parlavamo, non c'è il rischio opposto, cioè il rischio che mantenere una condizione di terapia non mantenga magari l'idea che c'è sempre qualcosa da sistemare, che in parte per l'amor del cielo è anche vero, ma in parte non è detto che sia patologico e forse potrebbe anche diventare domanda per voi iatrogeno? No, mi dai l'occasione, pensavo proprio a una mia paziente, una di quelle che è durata per parecchio anni in terapia, e una paziente un po' di tipo narcisistico come diciamo struttura, alla quale di tanto in tanto dicevo, beh però il nostro rapporto bisognerà che finisca prima o poi, vero? Nel senso, facciamo un po' il punto della situazione. Tutte le volte che io dicevo così, lei si spaventava molto, e diceva, no, dottore, dobbiamo ancora, e molto spesso rilanciava un argomento. E questi rilanci molto spesso non erano tattici, io potevo pensare che tante volte fossero il modo di mantenere quella dipendenza che tante volte magari un narcisista ha, ma altre volte non erano assolutamente tattici, erano, come dire, sempre la possibilità di portare dei nuovi aspetti del suo problema che in realtà facevano fare un salto in avanti alla terapia. Poi fu lei a un certo punto, nel momento in cui ha costruito una vera relazione affettiva, cioè questa aveva un po' lo stile di Matahari, no? Doveva sedurre tutti perché altrimenti non c'era quell'intensità della relazione, nel momento in cui ha trovato veramente una terapia, una relazione, la terapia le aveva dato la possibilità di capire che le relazioni non erano sempre figlie di Matahari, in qualche modo, è stata lei a dirmi, beh, adesso dottore, però penso che a questo punto possiamo anche un po' terminare. Quindi, come diceva Francesco, è certo che noi dobbiamo segnalare i pezzi disfunzionali, il problema è come. Tante volte lo possiamo fare esplicitamente, altre volte dobbiamo essere un po' più tattici in qualche modo, no? Perché non sempre il paziente può prendere lo stesso codice, insomma. No, iatrogeno. Beh, questa cosa forse si può condividere, cioè col paziente. Questa è una cosa che si può condividere, nel senso che in chiusura con un paziente, perché non è che tutti i pazienti sono drammaticamente gravi, in chiusura con un paziente si può dire, se lei ha voglia ci vediamo per controlli l'anno prossimo, se no mi chiama quando può, no? E molti pazienti ci mettono un po' e poi alla fine dicono sì, mi chiami. Ecco, sulla iatrogenicità andiamo su un'altra cosa, che è la terapia interminabile per dipendenza del terapista, che è però uno dei sottocasi del terapista fragile. Cioè può esserci un paziente da cui un terapista ingenuo fa fatica a staccarsi perché è troppo simpatico, viene dal suo mondo, possono parlare di libri o di cinema, e quindi è chiaro che è proprio in questi casi strani che potrebbero creare una iatrogenicità come un balletto di persone ben educate, che bisogna stare particolarmente attenti a non dimenticarsi mai che siamo pagati per fare il nostro lavoro. Laura, più o meno sulla stessa linea, ci chiede come ci comportiamo con i pazienti che sviluppano una dipendenza. Dobbiamo congedarli comunque oppure un segnale che qualcosa non è stato portato a termine nella terapia stessa? Mi sembra più o meno lo stesso. Beh, qui la cosa fondamentale è che non bisogna mai cacciare gli ansiosi e i dipendenti in modo brusco. Questo è un problema di diagnostica clinica e quindi se voi avete una persona dipendente o estremamente ansiosa, non gli chiudete la terapia bruscamente perché avete finito di lavorare, perché questa cosa potrebbe darvi un esordio di secondo livello. Ma io credo anche che quando noi parliamo di dipendenza, molto spesso la consideriamo
esclusivamente una categoria clinica, no? E quindi come se fosse una brutta parola in fin dei conti, ma la dipendenza è una delle modalità per proteggersi quando non si ha, per proteggersi quando non si ha sicurezza. Quindi la domanda casomai è da rovesciare: perché questo paziente non si sente ancora sicuro? C'è qualche cosa nel nostro lavoro che invece di renderlo sicuro, magari facendolo esplorare, lo trattiene? Quindi secondo me non è automatico dire beh, manteniamo una dipendenza, dobbiamo chiederci, ecco, se la registriamo, se vediamo che, come dire, si comporta da dipendente, dobbiamo chiederci come mai non è un paziente che è riuscito a conquistare insieme con noi un sufficiente livello di sicurezza. Qui però c'è un problema anche diagnostico, cioè dobbiamo noi avere un livello di aspettativa di sicurezza per i nostri pazienti realistico, cioè ci sono dei nostri pazienti che hanno delle vere fragilità, per cui sapere che in un momento difficile possono ricorrere al clinico è importante, è una cosa che si fa per loro, no? Cioè, tu, Roberto, dicevi anche un'altra cosa. Dicevi anche, ha problemi economici e sceglie di usare il denaro. Ma perché ho letto Freud e ho letto un aneddoto in cui Freud diceva esattamente una cosa, la cito testualmente anche se non è il nostro padre fondatore alla faccia dell'università, insomma. E diceva che la conclusione della terapia era una faccenda che riguarda la prassi. Cioè, in fin dei conti, quando a un certo punto il trattamento diventa costoso, forse il paziente ci sta dicendo che è il momento un po' di lasciare lì. Ecco. Cioè, cambiano le priorità. Infatti, adesso io, se me lo permettete, passerei ai segnali dentro la testa del clinico. Vi lascio un'altra domanda intanto, l'ultima che è arrivata, di Grazia. Un rapporto terapeutico caratterizzato da sedute molto saltuarie e rare, fino a che punto fa bene al paziente? Se il paziente ha uno stile di attaccamento disorganizzato, il terapeuta che accetta questo tipo di comportamento da parte del paziente non rischia di colludere? Quindi accettare una serie di sessioni saltuarie. E anche Cristina Leone, cioè faccio male a non richiedere sempre il famoso ultimo incontro, ma secondo me sull'ultimo incontro siamo proprio dentro una cultura molto psicodinamica, perché noi non abbiamo il problema dell'ultimo incontro, noi abbiamo un approccio molto più attento ad avere un monitoraggio di andamento laddove possiamo e un approccio molto più laico verso l'apertura e le chiusure delle nostre terapie. Quindi questa è una problematica che se noi la spingiamo oltre, stiamo proprio dentro un altro mondo, non in terapia cognitivo comportamentale. Quindi in generale per me l'ultimo incontro non credo di averci mai neanche pensato. A un certo punto ci sono dei pazienti che mi rendo conto, perché poi volevo passare a questo, che ci sono dei segnali dentro di loro o che li mandano in seduta o miei, e adesso ci arriviamo con Roberto, per cui a un certo punto si decide insieme se si fa una terapia diradata, se non si fa, se devono andare in America e mi chiamano quando tornano. Ho avuto una paziente con cui mi sentivo Skype, lei viveva a Singapore, quindi c'era tutto un problema di orari, però almeno 3 volte l'anno c'era la seduta da Singapore. Quindi queste cose qui, qual è l'ultimo incontro? A un certo punto è sparita, vuol dire che la sua vita di dirigente l'ha sistemata bene, ecco. Posso aggiungere qualcosa, Sandra, alla domanda che ci faceva? Un'altra cosa, sì. No, a me veniva in mente la linea, no? Cioè la linea che lavora sempre con un contratto e ci insegna anche però che il contratto lo continuiamo a modificare, quindi un paziente che in qualche modo dirada le sedute o è intermittente, anche qui il problema è quello di chiedersi come possiamo fare un contratto che questo paziente regga e poi usarlo come strumento del dialogo terapeutico, perché magari alcuni pazienti non riescono a reggere, lì come giustamente tu ricordavi prima c'è da chiedersi come mai non riescono a reggere, è solo perché sono brutti e cattivi che non vengono stabilmente o perché probabilmente una relazione è per loro ad esempio già troppo forte, no? Quindi bisogna sempre, come dire, lavorare su
il concetto che è giusto, secondo me, no? Abbiamo un contratto che cerchiamo di concordare insieme e continuiamo a lavorarci sopra, ovviamente contemperando le esigenze minime di una terapia che certe volte sono, diciamo, ancora più ridotte di quelle che noi abbiamo in testa, no? Perché noi vorremmo un formato di terapia che tante volte non è lo stesso del paziente. Infatti, ad esempio, piano piano si allontanano, risolti non riescono a troncare a parole. Aspetta che volevo andare prima, no? Cioè, esistono anche delle sedute rare perché noi scegliamo di fare sedute rare con un paziente che, per cui sedute vicine è troppo. Io mi è capitato di avere una paziente che stava malissimo, con una gravissima depressione e che io avrei voluto vedere settimanalmente, ma per lei era veramente troppo. Quindi lì, invece di interrogarmi sterilmente su cosa è giusto fare, mi sono adattata a quello che lei poteva fare e piano piano poi nei mesi le sedute sono diventate settimanali, no? Volevo però, posso passare agli indicatori per noi, no? Perché ce ne sono alcuni di Framba. Il più carino che Roberto è quello sul diario del terapeuta, dai. Sì, ma questo me l'hanno suggerito un po' i colleghi con cui, del nostro studio, con cui ci siamo confrontati su questo argomento. E tutti notavano, o perlomeno molti notavano, che prima, nella prima parte della terapia noi prendiamo un sacco di appunti, magari ci stiamo sopra, poi verso la fine, o meglio, probabilmente ci troviamo verso la fine nel momento in cui ci dimentichiamo quasi di scrivere una nota su quella che è stata un po' la seduta, no? Forse un po' per quello che tu stavi dicendo prima, cioè perché in qualche modo si sta impastando, un po' la vita prende il sopravvento a quel punto, no? Sulla terapia, giustamente. E allora a quel punto noi siamo veramente in una fase nuova e forse questo è già un primo segnale che dobbiamo prenderne atto o ricontrattare oppure anche semplicemente appunto salutare. Ma perché poi noi, se tu vedi pazienti con cui noi abbiamo fatto dei grandi lavori, in realtà si lavora su poche cose, in questo la Libet aiuta, no? Cioè si lavora su alcune sofferenze e su alcune cose che si fanno, cioè non è che abbiamo delle tematiche infinite con degli aspetti analitici infiniti in cui dobbiamo stare 12 anni a vedere. Io mi ricordo una mia paziente che era stata, che poi poverina era una persona, no? Che il suo analista, lacaniana, l'aveva fatto chiudere dentro l'utero della madre, e lei era chiusa in questo utero della madre per tantissimo tempo, che lei aveva perso la madre, un'adottata, e lei alla fine aveva avuto un esordio psicotico, cioè una cosa analitica, com'è che si sta nell'utero della madre. Ecco, per noi cognitivo comportamentali abbiamo dei problemi da risolvere. Il nostro approccio, anche per i più attenti alle storie, ai pazienti, agli aspetti di storia evolutiva o attaccamentisti, alla fine noi abbiamo alcuni argomenti che il paziente ci porta e questi argomenti ci facciamo un contratto e quando si esauriscono ce lo segnaliamo anche da noi stessi. Infatti i segnali che io ho, che volevo contribuire anche a questa cosa tua, che scrivi meno il diario ed è verissimo, ad esempio se mi distraggo, se durante la seduta mi rendo conto che penso ad altro. Perché se sono nelle fasi iniziali, sono molto concentrata e mirata a tirar fuori questa persona dalla sua sofferenza, se vedo che comincia a pensare ad altro, per me è un segnale. E spesso il segnale non è direttamente che mi accorgo che penso ad altro, ma ho rimorso. Cioè me lo segnala l'emozione di rimorso. A quel punto riconosco il rimorso, no? E un'altra cosa che mi accapita è che mi annoio. Quando io in terapia ho un segnale di noia con una persona con cui ho benissimo lavorato, è sicuramente una cosa di cui devo tenere conto. Voi... Se a te capita, a me un altro segnale è quello in cui comincio a vedere la visualizzazione del futuro del paziente. Cioè è un po' come se la storia del paziente a quel punto, no? Come in un certo film, a un certo punto dei film, capisci come potrà andare avanti.
All'inizio della terapia molto spesso è una prigione, diciamo, come fosse una cella in cui esplori ogni angolo per vedere da che parte è possibile segare la sbarra o uscire, no? Però a un certo punto invece hai più la sensazione che prende un po', come dire, slancio, cioè c'è un'apertura, lo scenario si apre e la vita del paziente in qualche modo comincia a riprendere fiato. Ecco, questo non so se capita anche a te un po' di avere questi affreschi. Hai degli affreschi ed è una delle cose di soddisfazione, perché puoi immaginare che cosa ne sarà di lui dopo che si è tolto qualche orpello, no? Ma ad esempio un'altra cosa, e questo è molto interessante perché è veramente per terapisti esperti, e quindi è una cosa in cui anche i nostri giovani possono imparare qualcosa. Io in generale in terapia non voglio perdere tempo. Cioè per me la terapia è una cosa in cui voglio essere concentrata e fare delle cose per il cambiamento che mi è stato richiesto. Quindi, ad esempio, quando mi capita di fare supervisione a qualcuno che dice beh, non sapevo che fare e quindi ho raccolto la storia dell'attaccamento per un'altra seduta, oppure mi sono fatta raccontare come quel famoso famigerato cosa ha fatto durante la settimana, no? Di Giovanni Ruggero. Questa è una tentazione perché il nostro, in fondo, è un lavoro non controllato. No? E noi siamo particolarmente un gruppo molto disciplinato, vogliamo, ad esempio, quando voi avete la schema di fine seduta in cui tu ti chiedi ma io cosa ho fatto questa seduta, se tu alla fine seduta non puoi dire di aver fatto nulla di clinico, deve essere un segnale su cui tu devi riflettere rispetto alla chiusura. Ma io aggiungerei, Sandra, anche, permettimi la battuta, se a fine della seduta tu dici caspiterina, ma quante altre cose dovrò fare nella prossima seduta, vuol dire che non siamo ancora verso la fine. No, esatto. Quando invece cominci a pensare a fine seduta, ma che faccio la prossima volta? Sì, perché queste cose qui sono cose che se tu sei... È chiaro che questo è più difficile per chi ha pochi pazienti, per chi è giovane, per chi non ha grande esperienza. Quindi è chiaro che qui c'è anche un aspetto, diciamo, di assetto, di protezione di setting. Infatti Alessia, Gabriele, scrive... Sì, scrive, il mio segnale è quando mi viene in mente il pensiero gli sto rubando i soldi, no? Quindi quando c'è proprio il senso Alessia, di... Alessia Minniti, la nostra geniale didatta al suo mezzo. Ciao Alessia. Questo è però a che fare col mio rimorso. Sì, nel senso che in generale, io penso che in generale questo assetto molto che come racconta anche Roberta o Alessia, di attenzione al fatto che in terapia si deve lavorare col paziente, quindi quando si smette di lavorare si deve chiudere, poi nel modo giusto, adesso poi vediamo, perché c'è una... però è una roba che non sembra premiare subito, perché in fondo saluti il tuo terzo paziente e pensi che la paghi, però in realtà è molto premiante dal punto di vista di come le persone, di come i nostri pazienti ci vedono. No, ci vedono perché un paziente, se ha la sensazione di un terapista che lo sta un po' tirando per il naso, siccome i nostri pazienti sono persone intelligenti, almeno come noi, se non più, allora è evidente che non è una buona fama neanche per noi, no? Se ha la sensazione che stiamo allungandola, no? E quindi su questa cosa mi sembra che sono state dette delle cose abbastanza stimolanti, forse anche istruttive per i giovani. Cioè, guardate i segnali del paziente e guardate i vostri. Roberto ve l'ha detti alcuni, io ve ne ho detti altri. E a te, Sandra, capita mai invece di cominciare ad accorgerti che spesse volte il paziente ti riporta non solo che ti ha pensato o che ti ha sognata, eccetera, ma addirittura che ti riporta come sue delle cose che 3 mesi prima, 6 mesi prima, l'anno prima, tu avevi in qualche modo già proposto in fin dei conti, no? E come a un figlio adolescente tante volte ti verrebbe voglia di dire ma io te l'avevo detto, no? Questa cosa qua. Ecco,
A me capita che quando comincio a vedere che le cose stanno andando in quella direzione, c'è, come dire, un'interiorizzazione del lavoro, della terapia, che il paziente non sa più distinguere se è stata la cosa che mi ha detto il terapeuta, se è una cosa mia, da dove cavolo viene, insomma. Infatti c'era ancora un pezzettino che era, su suggerimento di Roberto, conclusioni premature o procrastinate. E io su questo, siccome qualcosa l'abbiamo già accennato, vorrei che ragionassimo sui costi delle conclusioni premature e poi procrastinate. Dai, quali sono i costi? Allora, come fare lasciando, ci chiede Maria Pia, come fare lasciando andare il paziente con la sensazione di abbandono che potrebbe provare il terapeuta? Cioè? Non capisco. Lasciando andare il paziente con la sensazione di abbandono che potrebbe provare il terapeuta. Non capisco la domanda. Maria, cioè, Pia, il terapeuta prova una sensazione di abbandono? Però questo, il paziente se ne va? Però questo è un problema psicologico. Maria Pia, magari dacci qualche dettaglio intanto che introducono i costi delle premature. Diciamo che fino a prima della pandemia non avevamo il problema di soffrire tanto gli abbandoni, perché avevamo già una buona lista di richieste di rimpiazzo. Forse adesso magari sentiamo un po' di più questo timore, un po' di abbandono, ma questa è ovvio una battuta. Però un timore di abbandono di un paziente è un segno psicopatologico su cui il clinico deve interrogarsi, cioè non è una roba così. Può essere una cosa propria, ma potrebbe anche essere una cosa informativa sulla terapia, anche, no? Esatto, cioè, certo. Però, quindi forse è qualcosa di più di una fine di terapia quello che emerge in quella situazione lì. Vabbè, lo legge Gabriele. Allora, sul troppo presto, ad esempio, sul troppo presto ci può essere una ricaduta, oppure ci può essere rabbia verso il clinico, no? Perché lei mi ha lasciato lì, così, in mezzo a una strada, e io non ero pronto, eccetera. E questo è sicuramente un costo che potrebbe esserci, sia per gli ansiosi che possono avere degli esordi, sia le persone che si arrabbiano, perché per loro è presto. In questo senso, il clinico non ha saputo chiudere una terapia tenendo conto in modo adeguato della domanda del paziente, anche dal punto di vista dell'andamento della terapia, cioè si è mosso un po' così. Ma non pensi, Sandra, che tante volte sotto il "è troppo presto", in realtà il vero problema è che l'obiettivo era un altro, cioè che magari noi avevamo lavorato su un sintomo piuttosto che su un aspetto che ci sembrava saliente, che magari il paziente ci aveva proposto o addirittura indotto, e risolto quello per noi è a posto, mentre per il paziente il vero problema, cioè un po' quello che i tuoi amici dell'RP chiamano le false terapie in fin dei conti, no? Cioè dove il paziente porta una cosa ma in realtà è un'altra quella che vuole in fin dei conti, e quindi il troppo presto molto spesso non è rispetto a cosa abbiamo concordato, ma un po' un piano interno del paziente che qualche volta non riusciamo a leggere bene, insomma. Non, diciamo che insieme non siamo riusciti a capirci, ecco, diciamolo così, no? Mi sembra. Gabriele, c'è una domanda, ma io non... Sì, no, era più una domanda, una riflessione, quella di Simone Del Negro, che salutiamo, in cui sottolinea semplicemente come ci siano diversi modi in cui può avvenire la chiusura, a volte perché abbiamo la percezione di aver affrontato aspetti dolorosi, a volte perché abbiamo visto cambiamenti o perché la seduta diventa più facile e piacevole, a volte semplicemente succede che non si prendono nuovi appuntamenti, però possiamo avere anche per esempio, fa l'esempio di non si prendere nuovi appuntamenti dopo le vacanze, presumo con un'idea di ci risentiamo, no? Poi nel caso di bisogno. Quindi ci sono tante modalità con cui può avvenire. Sì, però ad esempio in questo caso potrebbe esserci un terapista, un paziente compiacente. Infatti gli appuntamenti a settembre vanno sempre presi, grande dritta per i nostri giovani, non si prendono a settembre gli appuntamenti e si prendono prima, perché voi vi impegnate a tornare per gli appuntamenti, quindi fa parte anche del contratto con il paziente. Però è vero che ad esempio un paziente compiacente
può aver considerato concluso il lavoro e non dirvelo esplicitamente, se non gli avete dato l'appuntamento a settembre, e sparire. Ed è il suo modo. Sono dei pazienti che l'unico modo che hanno di interrompere la terapia con voi e poi tornare è sparire. E io voglio raccontare un aneddoto personale. Molti anni fa Sandra mi supervisionava con una certa regolarità e portavo un paziente che lei conosceva perché l'avevo portato diverse volte, una di quelle terapie molto faticose, almeno dal mio punto di vista, all'epoca da governare. A un certo punto lui sparì. E quando glielo andai a dire, lei mi disse, vabbè, questo è il suo modo con cui ti ha salutato. Il problema è tuo che ti aspetti che uno si fermi a ringraziarti. E questo ricordo questo aneddoto interessante di una mia supervisione di quelle rivelatorie. Perché i giovani, perché tu allora eri giovane, adesso sei decrepito. No, così come anche prima, anche riflettendo su quella domanda di Maria Pia, ci può essere, io credo, anche una tristezza da parte nostra nel momento in cui finisce una terapia, perché è stata un'esperienza intensa. È un po' come dire, come tutte le esperienze intense, quando finiscono, possono lasciare una sensazione, come dire, di un piccolo vuoto. E io credo che questo potrebbe essere anche bello poterlo sentire in noi e condividere un po' con il paziente. Perché se il rapporto c'è stato, se il lavoro è stato veramente fatto bene, è anche un po' normale, è un po' come se andiamo a fare una vacanza, andiamo a fare un viaggio insieme, lo facciamo insieme a un'altra persona, facciamo un bel pezzo di strada. Quando quest'altra persona un po' ci saluta o noi la salutiamo, beh, un po' non è che ci siamo tolti dai piedi un seccatore, insomma. Molto spesso sentiamo, come dire, che ci manca un po', no? Cioè che si è creato un po'. Ecco, credo che vivere questo, ovviamente in misura moderata, non è la paura dell'abbandono, è però vivere dei sentimenti che fanno parte di qualunque tipo di relazione. E le nostre relazioni sono delle relazioni intense per definizione, vero? Però su questo, d'accordo sul fatto che ti manchino, perché noi accettiamo il dolore, se lavoriamo sul fatto che i nostri pazienti entrino in contatto con i loro temi di vita e non abbiano l'idea che muoiono di dolore, esatto. Però non, meno d'accordo su condividerlo, perché condividerlo è una cosa che potrebbe rendermi difficile un ritorno del paziente, o più difficile. Poi, come giustamente dici te, ci possono essere casi particolari, di un lavoro particolare fatto insieme, però... nella condivisione del fatto, sì, ma anche per me è stato mi mancherà, ho detto in un modo più meno sentimentale, però io vedo anche il rischio che questo potrebbe essere un limite al paziente, perché è come se fosse un improvviso incontro in un altro contesto al chiederti aiuto dopo, quindi è proprio una roba da eccezionale. E poi volevo anche dire, se abbiamo ancora 2 minuti... Sì, guarda, dopo lasciatemi 5 minuti per le ultime domande. Possiamo interpretare un ritardo clinico come uno sfruttamento. Ecco, quali sono i costi di una chiusura procrastinata a tutti i costi, ma un po' l'abbiamo già detto, no? E che, perché? Perché potrebbe una chiusura fatta male o tirata troppo per le lunghe potrebbe rendere, nel ricordo anche del paziente, del lavoro fatto insieme, meno... di valore il lavoro che abbiamo fatto, che se avessimo avuto un atteggiamento più musicale, sound, come dico io, sulla chiusura, no? E quindi se noi fammi delle domande. No, io mica no. Maria Pia, vado io. Maria Pia ci dice, chiarendo probabilmente il discorso di prima, mi è capitato di rendermi conto che il paziente avesse delle risorse, di dare il messaggio di lasciare andare al paziente, poi però di pensare di non essere sicura di aver fatto la cosa giusta senza aver fatto, come dire, una ufficiale chiusura, cioè lasciare andare senza chiusura può essere problematico, mi sembra questa la domanda. Ah, interessante. Beh, ma perché serve questa chiusura? Chi è che è così affezionato a queste? Se noi pensiamo alla terapia come una risposta a un bisogno in una determinata fase della vita e quindi non più come
ti metto a posto perfettamente al 100% a 25 anni e così sarà per sempre, perché noi affronteremo vite complesse, viviamo sempre di più. In questa situazione non mi sembra che questa cosa della chiusura, la chiusura era un po' la chiusura mitica di queste terapie lunghissime in cui ci si metteva un anno per poter sopportare dal punto di vista trasferale l'abbandono dell'analista, ma noi abbiamo un approccio un po' più laico con i nostri pazienti, un po' legato al lavoro fatto insieme. In questo senso si può dire adesso, vabbè, recentemente l'ho fatto, adesso secondo me lei sta meglio, sentiamoci a settembre e vediamo. E questo la paziente si sente che ha un filo con me, che a settembre mi può chiamare, se non mi chiama mi sta dicendo che il lavoro era stato concluso. No? Ma non ti sembra, Sandra, che tante volte noi chiudiamo un po' la terapia, per così dire, semplicemente dicendo che non la chiudiamo? Cioè, noi, diciamo, noi ci siamo sempre, almeno fino a 75 anni credo che dovrò lavorare, quindi lei sa che mi può trovare sempre e comunque. Esatto, sono vivo. E chiuda un po' lei quando ne ha bisogno, anche perché questo dà l'idea, e io tante volte al fine terapia proprio lo esplicito, che in tempi diversi, diciamo in fasi diverse del ciclo di vita, possono riaprirsi delle domande o delle domande nuove, insomma, e quindi il paziente sa già che non ha chiuso una terapia e quindi, oddio, adesso se torno vuol dire che sono nuovamente malato, insomma, no? Ma in realtà fa un altro pezzo di strada, come dicevi tu prima, in fin dei conti. Esatto, magari anche con te, come vi ho raccontato, o magari con un altro clinico, perché in momenti diversi della vita possiamo avere bisogno di cose diverse. Ecco, questo è un altro punto, Sandra, che mi piace che tu abbia sottolineato, perché tante volte anche con i nostri studenti, no, c'è quasi come la sensazione che è un'offesa se un paziente dopo un pezzo di terapia, magari anche fatta discretamente bene, va da un altro. Invece, invece lo dobbiamo vedere probabilmente come un progresso. È una persona più libera perché può decidere di affrancarsi da una persona, fa delle scelte. Sì, sì. Probabilmente intercetta dei bisogni che potrebbero essere più serviti dall'altra persona, che magari è anche di un altro orientamento, di un'altra età, ad esempio, no? Quindi è veramente fuorviante l'idea della chiusura della terapia intesa in un senso, come dire, statico, in un po', come dire, in maniera classica. Allora, se dovessimo ragionare adesso, Roberto, proviamo ad arrivare a una sintesi. Allora, innanzitutto, se c'è una misurazione oggettiva di un calo di ansia, è più semplice, perché vuol dire che sono problemi più facilmente misurabili. Se noi non abbiamo una misurazione perché non abbiamo usato il core, perché non abbiamo usato le schede libere, così possiamo essere davanti a un problema. Lì in realtà è importante che il clinico interroghi se stesso e guardi con molta attenzione cosa sta succedendo in seduta col paziente. A quel punto si può fare un bilancio di quello che è stato fatto insieme e se si pensa che ci sono altre aree non guardate, si può dire, e poi ci sarebbe anche questo, ma non è questo il momento, oppure ci pensi e ne riparliamo, no? E quindi mi sembra che dobbiamo anche in qualche modo avere un setting in cui, o un contesto in cui condividiamo, no? Non è detto un'ultima seduta magica, ma un bilancio di ciò che abbiamo fatto e cosa ci manca da fare, oppure di cosa abbiamo fatto nell'imperfezione di ogni terapia, no? In questo senso, Sandra, tu sai quanto io sia affezionato alle autocaratterizzazioni di Kelly, molto spesso verso la fine chiedo al paziente di redare una nuova autocaratterizzazione, che è un modo di parlare esattamente di quello che stavi dicendo attraverso il racconto un po' di sé, cioè confrontando, ma io all'inizio mi vedevo così, adesso mi vedo cos'ha, e che cosa c'è di differente, di simile, e su che cosa ho visto. Ed è anche un'esperienza in cui il paziente, osservando un po' se stesso attraverso quello che scrive, è lui stesso che si dice, ah, ma qui c'è quest'altro pezzo che non è cambiato tanto, e quindi apre eventualmente a una o rinegoziazione oppure a una chiusura.
E poi dopo mi viene in mente l'altra cosa che il nostro amico Anthony Ryle ci insegnava, no? Quella famosa lettera che si fa all'inizio. Beh, si potrebbe un po' pensare anche che potrebbe essere uno strumento da usare anche per la fine terapia. Certo, invece di scrivere solo un contratto iniziale, di scrivere una lettera, ma questo anche, credo che è una cosa che anche nell'area Kernberg c'era qualcuno che lo faceva. Senti, Sandra, ti faccio un'ultima domanda su questa cosa qua. E pensando un po' in questi giorni a questo nostro colloquio e parlandone un po' con i terapeuti, uno ci lavora un po' sopra, ci pensa, e poi di notte mi è comparso in sogno Giovanni Ruggero. Ah. E evidentemente, oltre ad essere uno dei più grandi pensatori cognitivisti italiani viventi, è anche un grande produttore di libri, è un grande scrittore. Allora mi veniva da chiedermi, non sarà, Sandra, che bisogna un po' pensare di raccogliere questo lavoro che stiamo un po' facendo adesso con questi dialoghi in una nuova opportunità che dopo ci dà appunto la possibilità di formalizzare. Beh, sì, non so se il sogno di Giovanni è stato premonitore. Poi sognare Giovanni è una sorta di... È interessante il capitolo conclusivo sugli animali in cui Sandra mi ha coinvolto. Perché noi volevamo anche poi, adesso questo abbiamo fatto alcuni incontri tecnici, ma in realtà vorremmo anche farne qualcuno meno tecnico, in cui è un po' proprio come il primo sul coronavirus, cioè l'opinione di un terapista su delle cose bizzarre, no? Però insomma mi sembra che qualche conclusione forse l'abbiamo fatta. Posso dire una metafora che mi è venuta in mente? Tu parlavi del coronavirus, no? Con molti pazienti, dialogando su questo, si parla sempre, no? Adesso e prima, e quello che verrà dopo e quello che c'era prima. Torneremo ad essere quello che facevamo prima e quello che invece abbiamo vissuto oggi. Io credo che tante volte la fine della terapia sia un po' come l'esperienza che stiamo facendo oggi, cioè dove c'era un ieri e c'è un oggi che è drammaticamente percepito come dissonante, come una rottura rispetto a ieri, e progressivamente le due cose si fondono, non c'è più un prima e un dopo, diventa un nuovo in un certo senso. Beh, certo, quando sì, diventa un nuovo, poi... E quando diventa un nuovo forse siamo veramente alla fine. Esatto, ma poi i nostri pazienti, io ho dei pazienti che mi fanno gli auguri di Pasqua da una cosa come 35 anni, essendo vecchietta, e quindi è finita quella terapia, sicuramente la terapia è finita 35 anni fa, però lui ogni Pasqua pensa che sono ancora viva e mi manda tanti auguri dottoressa, no? Quindi noi probabilmente finiamo le terapie ma abitiamo per molto tempo ancora, almeno nelle terapie di successo, nelle terapie in cui si è lavorato bene, seriamente, nella testolina dei nostri pazienti, così come alcuni pazienti che non se lo aspettano mai rimangono nella nostra testa quando ci scrivono «Dottoressa, non si ricorderà mai di me, lei mi ha fatto una terapia 25 anni fa e io se è un paziente, non tutti, su cui ha lavorato veramente sui problemi che mi hanno appassionato, me lo ricordo». E quindi forse abitiamo un po' ancora nelle nostre menti per un po'. Spesso infatti i pazienti parlano al passato quando la terapia sta per finire. Ah, bello Valeria questa cosa. Bene. Gabriele. Va bene. Vuoi salutare Roberto tu e dare appuntamento alla prossima settimana? Sì, io saluto io Sandra e la ringrazio intanto dell'ospitalità. No, Sandra, penso che tu volessi dire l'opposto. Sì, ma esatto. Io voglio salutare Roberto, che è stato bello, anche l'esperienza di con Sonia l'altra volta è stata bella, quindi siamo felici di questa iniziativa, anche di poter avere i nostri capisede e i nostri vecchissimi amici qui con noi. E però invece l'appuntamento la prossima volta, che è l'incubo della mia settimana ormai, sono terrorizzata, lo fa Gabriele. Entrare nella rabbia, uscire dalla rabbia, questo sarà il titolo, quindi sarà un tema vicino a molti di noi. Ospite la dottoressa Clarice Mezzaluna. A proposito di rabbia.
Volevo ringraziare Sandra dell'ospitalità e anche un po' il gruppo dei colleghi dello studio di Piacenza e di Verona che mi hanno un po' aiutato a ragionare in questi giorni. È stata anche l'occasione bella non solo di dialogare ma di allargare in fin dei conti queste considerazioni un po' a tutti. Grazie a tutti e a chi ci ha seguito un grande grazie. Grazie mille a tutti voi, ci vediamo la prossima settimana. A presto. Ciao Sandra, ciao Roberto. Ciao. Ciao.